Benvenuti al Winter Chicken Dinner. Io sono Paolo e sono in compagnia di Roberto in arte Kenren. Buonasera, buonasera amici sportivi e benvenuti con noi per quella che è una serata davvero, davvero importante. Ma perché è importante, Paolo? Bene, perché questa serata tutto il ricavato tra donazioni, pubblicità, subscriber e tutto il resto verrà devoluto in beneficenza. Basta andare sotto, cliccare sul tasto donazioni e farlo. Bene, perché stiamo organizzando questa giornata e perché devolveremo questi soldi in beneficenza? Prima cosa, tutto l'evento è in collaborazione all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, AIRC, per chi lo volesse sapere, che stiamo utilizzando anche i loro loghi proprio perché siamo in collaborazione con questa Diretta organizzazione. con loro. E poi anche perché questa è una mia idea, che voglio utilizzare l'immagine io stesso e le personalità che sono state invitate proprio per dare l'opportunità di racimolare dei soldi per uno scopo benefico. Da questo punto di vista è anche giusto ogni tanto dare oltre che ricevere, quindi Sì. abbiamo deciso di utilizzare questo spazio, non solo la nostra visibilità, ma anche quella che è la visibilità che tutti gli ospiti ci stanno dando, ospiti che ovviamente approfittiamo dell'occasione per ringraziare direttamente per aver reso questo evento possibile. Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro, sappiamo che comunque ognuno di noi vuole partecipare a questa cosa. E per partecipare, quanti sono i partecipanti? Abbiamo un totale di 16 team che oggi vanno ad affrontarsi per quello che è questo Invitational. Invitational che si andrà a protrarre per 4 partite con punteggi rispetto a quello che è il tabellamento di punteggio standard per il competitivo di PUBG, quindi Esattamente. in base al numero di vittorie e se non vado errato anche in base al numero di uccisioni ottenute in partita. Esattamente. Quindi la classifica verrà aggiornata poi durante ognuna delle 4 tornate, ognuno dei 4 match e vedremo poi chi risulterà essere il vincitore. Ogni post-match faremo una breve pausa, ricapitoleremo il match e dopo i 5 minuti prima di iniziare il game seguente vi daremo i punteggi. Comunque, sono appena arrivati ben 35 euro di donazioni, vi ringraziamo che state già iniziando a spammare donazioni, Grazie, grazie davvero tanto. spargete la voce per questo evento di beneficenza perché vogliamo lanciare un segnale, vogliamo far vedere che noi gamer comunque possiamo fare qualcosa di buono, non solo perdiamo tempo davanti ai videogiochi, anche se non è vero. Vogliamo trasformare quello che è il mondo degli esport in qualcosa di positivo, un Esattamente. messaggio positivo da condividere con tutti. E quindi vi ringraziamo, ringraziamo voi che già da subito state iniziando a far arrivare le vostre donazioni. Vi ricordiamo che tutto il guadagno della giornata proveniente da qualsiasi forma di guadagno, quindi non solo le vostre donazioni, ma subscribe, Pubblicità. pubblicità, qualsiasi cosa, andrà tutto in beneficenza. Nel frattempo vediamo che l'aereo parte dalla zona sud verso nord, quindi tagliando quasi a metà la mappa. I player si disporranno sicuramente Prima squadra si sta portando subito verso la base militare ed è la e... squadra di Prolosco, un altro giocatore competitivo, ex professionista di Battlefield. Quindi abbiamo subito deciso di andare nella zona militare, che è una, forse anzi, è la zona con la più alta percentuale di loot di livello alto, quindi tier 3. Intanto nelle piccole città, gli scenari nelle piccole città sono i più interessanti perché vediamo i team organizzati riuscire a prevedere gli spostamenti altrui, sparpagliarsi magari in 2 o 3 case e coprire letteralmente ogni zona. E intanto ringraziamo Etrurian per la sua incredibile donazione, ben 100 euro che finiscono tutti in beneficenza. Grazie, grazie e ancora grazie. Grazie mille ragazzi, grazie mille per la partecipazione a questo evento. Anzi, dobbiamo pure ringraziare ovviamente tutte le personalità che hanno deciso di partecipare. Addirittura alcuni hanno preferito venire a giocare qui che magari partecipare e fare il loro streaming E io giornaliero. ringraziamo anche una persona che in questo momento per la riuscita della giornata odierna sta Sì. svolgendo un ruolo fondamentale, il Assolutamente. mio amato compagno di Caster Desk solito, il buon Terenas, che oggi ci sta seguendo dalla regia. Assolutamente sì, ragazzi, dobbiamo ringraziare Terenas, dobbiamo ringraziare anche la Creative Army, il MOBA che sta mettendo a disposizione anche questa sala streaming. Vediamo intanto il team di Jan che sta iniziando a sparare verso il team MOBA, Paolo e...
sotto tiro, un paio di colpi su di lui, pochissima vita. Viene ucciso in questo momento proprio da Ardashir, che lo finisce a terra. Il team MOBA perde subito Paul Cannon. Vediamo lo spostiamo visuale su Vanez, che sta sparando, sta cercando di connettere qualche colpo sul team di Ian, che stanno correndo nel campo di Jasna Poliana. Vediamo come si coprono dietro le balle di fieno e andiamo ad osservare. Ha più munizioni purtroppo Vanez. Abbiamo Ian dal lato che potrebbe provare un flank molto efficace su di loro, perché il veicolo comunque è semplicemente una moto col carrettino. Questo è forse il peggior veicolo di Player Unknown Battle. Non solo il peggior veicolo, nella peggior zona possibile. Esattamente, perché pieno di dossi. Il fieno e i dossi sono micidiali per quella moto. Sì, assolutamente. C'è proprio la safe alle spalle, però nessuno sta guardando in quella direzione. Vediamo Brian Box 3 contro 3 contro il team Moonwolf. Altri colpi che vengono da Genewars su Snack J. Mentre vediamo come si stanno allargando e posizionando per il flank O'Connell e Educox. Mettiamo la visuale su O'Connell che si trova proprio al flank. Andiamo a vedere come si comporterà. Ben 3 kill per lui. Si sta muovendo lentamente vicino alla roccia. Controlla, sente i rumori, cerca di capire dove si trovano. Nessuno sa. Partono un po' di spari e adesso la posizione degli avversari dovrebbe essere ovvia. Sanno che letteralmente si stanno guardando in faccia senza potersi sparare. E in tutto ciò anche Guzlo è ancora lì. Guzlo sopravvive. Sta acquisendo posizioni su posizioni per la sua squadra. È incredibile quello che sta facendo. Parlando di Guzlol, a breve, parlando di Guzlol e O'Connell, si dovrebbero trovare. Ah no, Guzlol trova il team di Brian Box, ma subito Hexa the Boss ci mette una pezza eliminando. Poveretto, poveretto, poveretto. Vero eroe, verrai ricordato. Attenzione, io metterei però la visuale qui su O'Connell, che si trova le spalle. Ecco che parte lo spray, ben 2 knock per lui, perfetti. Controlla se c'è qualcuno sul lato sinistro. Sa che c'è un altro player. Lo trova. Wow, che spray incredibile qui. Don't Think It contro Snack J O'Connell. Mettiamo la visuale. In questo caso Don't Think It prova qualche hit su O'Connell. Solo un colpo si connette. Sa che c'è un altro player. Lo vede. E niente, signore e signori, il team Moonwolf, partita terminata a 4 secondi, niente da fare per gli avversari. Davvero bravo Don Finkit, azione eroica che vale al suo team il secondo posto. Molto bella anche la performance del team di Brian Box, che così si guadagna comunque il podio nell'ingresso in questo Invitational. Nel frattempo ragazzi, siamo in game e vediamo come si stanno disponendo i vari giocatori. L'aereo che passa dalla zona nord-est è speculare a quello del game di prima. Interessante però come atterraggio, o meglio come linea demarcata da parte dell'aereo, perché vediamo da subito 3 squadre portarsi verso Pochinqui. Vediamo due Pochinqui. Vediamo 2 squadre portarsi verso la base militare. Allora ragazzi, una serie di donazioni, ringraziamo Gigia per 500 bits, Oldwolf78 per 15 euro, Gnu Paoli per 2, KG Brian con 5,22 euro, Kotar095 con 2,50 euro, Goodfella Sit con ben 2 euro e Marrox78 con altri 10, perché va bene la ricerca contro il cane. Grazie mille ragazzi! Siete splendidi! Intanto vediamo possibilità di combattimento letteralmente a nudo tra quello che è il team MOBA e il team di Midna. Finalmente potremo vedere Paolo Cannone in azione. Io ragazzi, volevamo le spezie, volevamo le spezie, ecco le spezie! Paolo con il numero 22 di fronte a sé e un casco che non penso gli servirà molto, salvo mettere dalla sua qualche arma. Vediamo, subito raccoglio Nuzzi. Io ragazzi vorrei tenere la visuale sul roscio preferito d'Italia. Quanto è brutta Nuzzi, posso dirti la mia? Non mi piace neanche un po'. Io devo dire invece una delle mie armi preferite. Addirittura? Melta, li scioglie le persone da vicino. Però sono un sprayer. Io sì, io. Ma che brutta persona. Sì, no, io sono di quelli che ha imparato a controllare il rinculo alla perfezione. Vediamo Paolo, che aveva tra l'altro un calcio per Luzzi e l'ha lasciato andare. Qui però Paolo sta andando in bagno, quindi io rispetterei un attimo la sua privacy. Sì. No, ok, niente. Paolo, se ci senti, c'era il calcio del Luzzi. Sperando che ci senta. È lì, ma niente, decide di non prenderlo, è una persona generosa, anche lui lascia qualcosa per il prossimo. Nel frattempo Vanez è già caduto sotto i colpi del team Moonwolf. Vediamo Tito Latella, il... Guarda che codino, guarda che codino! E gli occhialetti pure farei notare, eh? Non male, stiloso il ragazzo, eh?
Attenzione, guarda subito lo scontro. Tito one shot contro Tommy Slayer. Ma attenzione, ragazzi, che il team di Reborn e Midna stanno entrando all'interno armati solo di pistole. Questo è uno scontro molto veloce. Midna mette capo. Italian Dog a terra. Adesso dovrebbe essere di Tito la responsabilità di andare a riportare in vita il compagno di squadra. Quell'Italian Dog che tanto ci aveva regalato nella partita precedente viene immediatamente gettato al suolo dal team di Midna, che adesso fa breccia nella casa e anche Tito è a terra. Attenzione, il mob perde anche il suo boss. E ragazzi, sapete chi è rimasto in vita? Colui che abbiamo criticato prima. Sentiamo le urla che vengono da fuori. Corri Paolo, corri Paolo, vai via! Armato solamente di questa OMP Uzi, pantaloni e una maglietta bianca comprata all'OVS. E già il fatto che abbia i pantaloni addosso, almeno in gioco, è una cosa significativa. Qualcuno invece se li è venduti perché Gurkan 17 ha donato ben 100 euro. Grazie mille, Gurkan! Grazie mille! Toni con 1 euro, Michele Avanti con 5 e Grafferone con 2 e Brizzic con 2,22. Siete davvero tanti e vi ringraziamo uno per uno perché ognuno di voi sta facendo davvero tanto. Paolo qui No. Paolo, cosa stai facendo? No, io vado. Ragazzi, ci dispiace, ma abbiamo perso Power perché Power era un problema dello spectate. Si sta facendo la doccia. Per una volta, tanto che Paolo si fa una doccia, te la prendi pure con lui? Ma scusa! Io non ho parole. Io sono allibito. Cioè, Paolo, ma tutte le stream che ti sei visto mie, spero. Cioè... Wow, che uomo. Io vorrei... Con le munizioni lì di lato, poi. Sì, non gliene frega niente. Lui è qui. E, ragazzi, mi esce il romano, ok? Sta arrivando ai Bob. Regà! Si sentono le risate di Paolo da qui. Si sentono le risate di Paolo da qui, che è stato spottato dal team di iBob. O meglio, hanno spottato la casa, non hanno ancora visto lui. Stanno ancora lutando, però hanno visto che la porta era aperta. Quindi sanno che un player è passato. Guardate Bob come sta cercando. Sta guardando, lui sta lutando, ma sa, lo sanno il team di Bob di Stream Valley che c'era un player pool. Ma non l'hanno visto? No, ragazzi. Regà, se il team di Stream Valley abbandona la casa. Io sono allibito. Io ragazzi, non so cosa dire. Wow. Attenzione, perché qui effettivamente rischia tantissimo, Paolo. Gli conveniva stare sdraiato dentro la vasca. Vi prego, chiamo Bob, non lo so, gli dico vai a... C'è il numero? C'è il numero, ti prego, mandagli un SMS, fai qualcosa. Glielo dico, gli mando un messaggio a Bob in questo momento. Bro, se ne sono andati. Paolo è salvo. Io non ci credo, sta acquisendo posizioni in questo momento. Se ne sono andati e l'area non si chiude neanche tagliandolo fuori. Però non lo sappiamo bene cosa. Possiamo prendercela con Paolo, è colpa sua se ci ha distratto. E ragazzi, lo stanno ancora cercando. Ragazzi, Paolo sta cercando di prendere a padellate un player. Per pietà lo stanno lasciando andare via. Ragazzi, cioè, lo stanno studiando. Sta spaccando tutto Paolo in questo momento. E guardate come il team di Stream Valley banchetta sui sub, i soldi e le views di Paolo. Guarda a cosa sta accadendo. 22 con i proiettili a terra. Questa, ragazzi, è leggenda. Un applauso per il team di Stream Valley. Alto livello qui, ragazzi. Alto livello. Pezzi di merda. Paolo, che qui sappiamo benissimo, giocatore storicamente esperto di PUBG, può atterrire chiunque da solo. E infatti il team di Moonwolf lo sa. Sì, Paolo, queste cose però non si fanno in pubblico. Scontro a fuoco nell'ingresso in zona. Vediamo come Rico, Ardashir e Brekess sono costretti a correre all'interno. Brekess viene noccato, Ardashir stessa cosa. Ricox stessa cosa. Ardashir, l'unico rimasto in vita per il suo team, deve cercare di restare almeno Ricox per essere due almeno in vantaggio numerico, perché da solo sarebbe... Gufi a terra nel frattempo. C'è Guzlol lì in zona
costringe in questo caso Dallasar a ritrittare e non poter continuare a fightare. Quindi il res qui è praticamente fatto da parte di Ardashir sul Rikox. Vediamo Rikox qui che si deve curare subito, si tira il medikit e poi devono correre dentro perché arriva la safe zone, ragazzi. E adesso fa male, adesso fa tanto male. Grievers qua utilizza quest'Uzz come copertura e si muove all'interno. Vediamo se vedrà i player al limite Buzzolo della zona. Intanto ucciso da Chuck con uno Scar L. Edugoz e O'Connell stanno facendo una strage incredibile. Kill su kill, Edugoz addirittura fuori dalla safe. Vediamo qui come... Adesso devono correre tanto. Guarda che danni incredibili che fa la zona. Devono correre dentro il prima possibile. Hanno ben due team davanti a sé. Grievers che è rimasto da solo e si è nascosto dietro a Luaz. L'ha addirittura spostato. Io poi quindi andrei su Doofy che è stato arrestato da Dallasar. L'ho andato a salvare, ha detto no, non puoi crepare, devi darmi una mano, dobbiamo essere in vantaggio numerico, ci sono ancora tre player, ora siamo 3-3 ma abbiamo due team. Vediamo cosa faranno. Doofy decide di prendere un painkiller per prendere l'ultima, diciamo, l'ultima barra di vita rimasta. Guardiamo. Oh, che botta su Doofy! Che headshot incredibile da parte di Edugoz. Mettiamo qui la visuale sullo sniper del team Moonwolf che vede anche Maze. Vediamo se ci delizierà con un altro dei suoi headshot, Edugoz. Voglio nel sangue. Ricordiamo che al momento il team Moonwolf sta dirigendo l'orchestra con un punteggio davvero eccellente. Hanno spottato l'avversario, Doofy ormai però è stato riportato in salute, è riuscito a curarsi, quindi di nuovo 2-2. Esattamente, ma vediamo che il problema è che Doofy, Dallasar e Maze hanno delle coperture dalla loro parte, anche se la safe in verità è dalla parte del team Moonwolf. Il problema però è Grievers che si trova proprio dietro di loro e forse si sono addirittura dimenticati dopo tutti questi shot. La cosa migliore per loro sarebbe utilizzare granate e fumogene, qui è l'unico modo per uscire da questa bruttissima situazione, dato che hanno avuto sfortuna nella zona ed è tutta a favore del team letteralmente Moonwolf. Assedio medievale qui, stanno aspettando di prendere per stremati, ma intanto Edu è a terra da parte di Maze. Gecko Maze che subito parte, si allarga sulla destra nel cimitero, sta cercando O'Connell, si commette un colpo importantissimo. O'Connell non ha un elmo e risponde però al fuoco coraggiosissimo da parte sua, portando Maze, noccandolo. Vediamo O'Connell che però deve stare molto attento e Doofy! Ce la fanno Doofy in mezzo alla smoke, ragazzi. Pazzesco! Incredibile! Facciamo vedere qui il piazzamento dei vari team, ragazzi. Scusami, ma dobbiamo prendere una calcolatrice qua per il team Moonwolf. Wow. Dobbiamo prendere una calcolatrice qua. Wow! Per il team. Questi che numeri indecenti da parte loro. Questo è veramente, veramente tanto. Cioè, ragazzi, stiamo parlando di 9 e 6, 15 e 3, 18 e 5, 23 uccisioni. Cioè, qua, cioè, hanno ucciso praticamente più di un terzo dei player del server. Vedremo cosa riusciranno a fare. Si stanno portando verso la safe zone, ma sono sotto fuoco di soppressione. Arriva Chuck ancora dalla distanza, una raffica di colpi messi a segno da parte sua. È un headshot importantissimo qui che porta il knock su Prolosco. Prolosco è costretto quindi a nascondersi dietro la depressione. È costretto a nascondersi e forse sta aspettando il resto di Dallasar. Vediamo, no, viene invece finito, scusate da Chuck, scusatemi la svista. Quindi rimane da solo Dallasar, mentre invece il team di Brian Box sono rimasti ancora 4 in vita. Reborn ha preso un knock e non ce ne siamo accorti con il Winchester. È Reborn che senza mirini, senza nulla. Però ragazzi, guardate qui, guardate qui come cerca di prendere un altro knock. Sarebbe importantissimo per lui pure perché ha la safe alle spalle, fa malissimo, abbiamo detto che... E Reborn adesso deve solo correre, purtroppo la sua avventura finisce qui. Arrivano i colpi di Dallasar che viene attualmente ferito proprio da Grievers. Kratos, attenzione, ma Dallasar prende le due kill finali, si porta a casa due kill, aumenta quindi i punti per il suo team ed eliminano il team di Brian Box. Peccato. Comunque abbiamo portato sfortuna, abbiamo detto che erano l'unico team da 4 e perdono uno. Buffati immediatamente. Abbiamo detto che avevano la posizione migliore, l'hanno persa e sono morti. E nel frattempo Dallasar ha... Chi mi segue nelle mie avventure da caster sa che i miei poteri da gufo sono qualcosa di davvero micidiale. Raccontano che pure favore. Di favore. Allora, questa è proprio veramente uno stallo alla messicana perché 1v1v1 è particolare. Qui però Grievers potrebbe effettivamente godere di uno scontro a fuoco a brevissimo tra Creed e Dallasar. Vediamo chi spotterà per primo chi. Io metterei la visuale su Crew che si sta muovendo in un modo veramente intelligente. Da quando è rimasto da solo dopo aver perso i suoi compagni, sta giocando in un modo veramente furbo. Ha totalizzato 0 kill in questo game, ma potrebbe prendere le 2 kill finali che comunque... E intanto comunque per il suo team ha assicurato un podio in questa partita. Sì, quindi sì.
performance eccellente da parte sua, deve però iniziare a muoversi. La safe zone sta iniziando a restringersi, siamo arrivati a questo punto, penso si sia intorno ai 10-15 danni al secondo da parte... Sì, 15 danni al secondo ora la zona. È praticamente invivibile al di fuori. Guarda che bello. Decide di alzarsi. Ciao Crew. Grievers porta a casa l'uccisione. Uno contro uno. Scontro diretto. Io metterei la visuale qui su Dalazar, che decide di alzarsi perché ha sentito gli spari da quelli del suo nemico. Sa di avere la parte alta della mappa. Mette il 4 per... Ed ecco che spotta Grievers. Grievers cerca di coprirsi. E Dalazar la kill con lo Scar. E peccato. Peccato, io veramente grandissimo. Però vedi, come avevamo detto, gli serviva un primo posto, hanno preso quei 300 punti, ma non sono riusciti a superare il team Moonwolf. Tornando a noi, è stato veramente un piacere fare questo evento con te, specialmente come caster. Carissimo, per me è stato un onore, nonché un privilegio, quindi... Ma la serata non è finita, ragazzi. Io ora vorrei andare a chiamare un secondo Paolo e gli altri ragazzi, e Lavo soprattutto, che ci ha aiutato tantissimo, i miei collaboratori che sono venuti qui. Vieni qua, Lavo, sti cavoli se facciamo casino. Ormai è il momento caciarone. Che bello, che ormai, bello. Ormai è il momento casino. Quindi caciara, possiamo... Quindi è il momento nudi caciara. No. Iniziano ad arrivare all'interno qui del gabbiotto, e quindi iniziamo ad evocarli. Primo tra tutti, l'uomo che si nasconde nelle docce. Tu hai vinto il premio fantasia. Tu hai vinto il premio fantasia. Proprio. Guardate quanto è bello il Paolone nazionale. Ogen, Valerio, venite tutti. Ma poi ognuno di noi deriva da mondi diversi. Gente che si occupa di programmazione, gente che si occupa di sparatutto, gente che si occupa di MOBA. Ma non solo, caster, giocatori, c'era di tutto, abbiamo visto presentatori, abbiamo visto gente dal mondo dello spettacolo, sì, anche semplicemente televisivo, in quella che era questa Invitational. Pro player stranieri, streamer stranieri, ex grandi pro player italiani, sì, anche di altre specialità. Sì. Per una volta non c'era la community di un gioco, ma c'era una community. Eravamo uniti, i gamer, è questa la cosa bella. E... io voglio prendermi un secondo per ringraziare tutti, specialmente la Creative Army, che sono i ragazzi che mi hanno aiutato a gestire tutto, la comunicazione con la Blue Hall, PUBG Corp, scusate, Blue Hall non si occupa di PUBG. Vorrei ringraziare tutti, da Tork, Gabriele, a Stomo qua dietro, lo storzetto qua che programma i cheat, a Doken che ora non si sa è sparito, a Sara, non lo so, è sparito, e abbiamo avuto un sacco di problemi con la PUBG Corporation per le grafiche, per quello che volevamo fare, è stato un casino. Ci tengo quindi poi, vabbè, a ringraziare la PUBG Corporation che ci ha fatto fare questo evento. Vorrei ringraziare PUBG Italia, il gruppo Facebook, che ci hanno aiutato a gestire il tutto, la comunicazione. Vorrei ringraziare il MOBA che ci ha messo a disposizione questi talenti, questi pezzi da 90, e ovviamente anche la sala streaming. Oltre a questo, ringraziare Asus che ha messo a disposizione i premi per il primo posto. E poi ci tengo a dirvi che io ho voluto fare questo evento non perché è solo un'azione bella. Io nella mia vita privata, nella mia famiglia, ho perso due persone. Quando ero piccolo ho perso mio nonno, quando ero più grande ho perso mio padre per il cancro, e volevo fare qualcosa, cioè volevo sfruttare la mia immagine, le mie conoscenze per fare un gesto buono. Scusate. Perché? Ma il gesto buono è fatto, e quindi non devi essere devi essere felice. No, è difficile non piangere, perché molti non sanno cosa vuol dire vedere le persone che ti sono vicine perdere la scintilla della vita. È brutto, perché è un male che ti porta via la vita, si va proprio a perdere via la tua scintilla vitale, e le cure stesse non sono delle cure che fanno bene, perché ti danneggiano da dentro. E ci tenevo a lasciare questo messaggio, perché molte volte vengono viste male queste cose, e io so benissimo che magari può sembrare una cosa da persona che vuole farsi vedere e cose simili, ma ci tenevo che tutti noi lasciassimo un messaggio, che lasciassimo il segno, che facessimo vedere, noi che siamo dei videogiocatori, che di solito veniamo presi in giro dagli altri, che siamo in grado di fare qualcosa. Ci tenevo a questo, e spero che abbiate capito perché
ci tenevo così tanto e ci abbiamo perso veramente tanto tempo. E vi dico che ci abbiamo investito tempo, denaro ed energie, tutti, chiunque, a fare questo. Chi è solamente qui per giocare, che magari non sta facendo il suo lavoro, non si sta allenando, chi ha partecipato mettendo le cose, chiunque. Quindi vi ringrazio di cuore, ragazzi. E niente, ci tenevo a dire questo. Lo scemo, non devi piangere, devi essere felicissimo perché davvero è riuscito. È una cosa. È riuscito, io avevo una paura incredibile. Bellissima, che non riuscisse. E devi essere felice per le cose belle che fai e non per le cose brutte che sono successe in passato e che purtroppo dobbiamo accettare perché la vita è una merda. Lo so. Volte. Beh, vabbè. Testa di cazzo. Io non so piangere. Però. Vieni a farti coccolare. Ma io sto piangendo, cioè io non sto piangendo. Un altro. Noi abbiamo qua, ragazzi, il riso allo zafferano. Come detto, loro hanno il winner e noi ci becchiamo il chicken dinner. Sì. A questo punto, da parte nostra, veramente ormai non sappiamo più con che parole ringraziarvi per tutto il sostegno. Il risultato della giornata è stato oltre ogni aspettativa. Quanto siamo arrivati, spirito di lapo? 3.539,33 euro. E bisogna aggiungere i bit, i soldi delle pubblicità, esatto, e le sub di oggi. Sì. Quindi domani, penso che domani Twitch... Conta generale, rimanete sintonizzati sui social del Boom Power. E vi dirò tutto, anzi magari lo facciamo proprio in live questa cosa, così vi faccio vedere direttamente. E niente, boys, noi vi salutiamo, spero che vi siate divertiti con il Winter Chicken. Voi vi siete divertiti a giocare? Sono divertente? Tu ti sei divertito a morire e a giocare? Bellissimo. Paolo no, Paolo me l'avrebbe preferito fatturare a LOL. No, scherzo, dopo che con me ha perso ben due game. Qua abbiamo il Mister Latella. Io ci ho fatto The salute. Boss himself. Dai, un saluto, dai. Butta di mezzo. Tutto questo viene è qua, merito del vero boss qui che ci ha unito tutti in questo momento. Quindi ragazzi, noi siamo alla fine. Un saluto qui dallo studio del MOBA. E niente, raga, grazie di cuore. Much love in. Buona serata e buonanotte. Bella ragazzi!